Esplosione. La bandiera del comune è annerita, ma continua a sventolare sulla facciata del palazzo squarciata dall'esplosione. Il fumo esce dai locali dell'archivio, mentre tutto intorno sono detriti, calcinacci e frammenti di vetro. Le prime immagini del municipio di Rocca di Papa, in provincia di Roma, devastato da una fuga di gas, fanno temere il peggio. Alla fine i feriti saranno 16, 10 sono stati trasportati. Altri 6 sono stati medicati sul posto dal personale del 118. A provocare l'esplosione, sulla quale la procura di Velletri ha avviato un'inchiesta per disastro colposo, una fuoriuscita di gas causata probabilmente dalla rottura di una tubazione da parte di un'azienda che stava effettuando rilevazioni davanti al municipio. Appunto, a seguito di questi lavori effettuati sulla sede stradale, una fuga di gas. Il gas chiaramente si è accumulato all'interno dell'edificio e l'esplosione è avvenuta all'interno. L'esplosione ha investito anche la vicina scuola materna, mandando in frantumi le vetrate. Alcuni bambini sono rimasti feriti, la più grave ha 5 anni, trasportata a Roma al Bambin Gesù, le è stato riscontrato un severo trauma facciale e cranico. Un centinaio le persone che trascorreranno la notte fuori casa. Si sentiva l'odore forte di gas e poi c'è stato un gran botto. Il sindaco di Rocca di Papa ha ustioni al volto e alle braccia. È uscito per ultimo, hanno raccontato alcuni testimoni, come il comandante di una nave che affonda. Il sindaco è stato l'ultimo a uscire, infatti è stato il più danneggiato di tutti perché da prima cittadina è uscito per ultimo. Tra chi si affannava a dare una mano tra fumo e macerie, anche il consigliere Paolo Gatta, l'esplosione lo ha quasi sfiorato. È stata la fortuna. Mi sono sentito una persona fortunata perché 2 minuti prima stavo sulle scale dove si sono verificate, insomma, le ferite maggiori alle persone. Di Velletri stanno ascoltando proprio in queste ore gli operai che erano al lavoro al momento dell'esplosione. Le ipotesi di reato sono disastro colposo e lesioni gravi colpose. Tutto al momento, la linea può tornare allo studio. Ha ucciso in quello scoppio improvviso, ci sono gli uffici del comune e una scuola materna. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dipendenti del municipio, alunni e insegnanti vengono evacuati nel panico generato. Erano in corso dei lavori di carotaggio sul corso principale, esattamente di fronte al comune. Uno studio era incaricato di fare delle indagini geognostiche e c'è stata una rottura di un tubo del gas. Siamo riusciti ad evacuare, accanto al comune c'era la scuola, attiva soltanto la scuola dell'infanzia. Anche loro, ben coordinati, sono riusciti ad evacuare la struttura. Molte testimonianze raccontano di quel gas che si sarebbe incanalato dalle tubature stradali fino a raggiungere gli edifici all'interno, fino alle scale, provocando l'esplosione. A fare da innesco, al momento si tratta di una ipotesi, potrebbe essere stato l'impianto elettrico che alimenta l'ascensore dell'edificio. Nei primi concitati momenti si teme per la sorte di tutti, in particolare per quella dei bambini che si trovavano in classe. Alla fine il bilancio è di 16 feriti, nessuno è considerato in pericolo di vita e per fortuna non tutti hanno avuto bisogno di un ricovero. Preoccupano le condizioni del sindaco. Emanuele Crestini ha cercato di assicurarsi che nessuno fosse rimasto là sotto, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma insieme ad un dipendente del comune. Paura anche per una bambina con un trauma facciale raggiunta da alcune schegge alla testa. Nel fascicolo di indagine aperto dalla procura di Velletri, le ipotesi di reato al momento contro ignoti sono disastro colposo e lesioni colpose gravi e gravissime. I magistrati inquirenti hanno già avviato le prime audizioni per ricostruire con esattezza le cause dei fatti.